C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai bordi della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda. Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda? Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta. Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata? Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno. Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora? Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo. Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele? No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa. Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo. Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa. Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò: «C'è nessuno in casa?» Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo. È troppo freddo! Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo. Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me! Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola.
Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò. Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge! Anche mamma Orso guardò nel suo piatto. Qualcuno ha assaggiato anche il mio! E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere. Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto! Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto. Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata. E poi anche mamma Orso si lamentò. Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia. E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile! La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto. Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto! Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere! Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva. Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere? Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso! Svegliandosi sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma. Oh, mammina! Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate. Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.